Venerdì 24 febbraio i Belfortissimi sono stati accolti al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella per un'occasione davvero speciale. I ragazzi di Belforte Alisauro hanno ricevuto il premio di Alfieri della Repubblica per aver percorso i 902 km del Cammino di Santiago e la difficilissima Via degli Dei da Fiesole a Firenze per 112 km. Non si tratta di un semplice viaggio perché i Belfortissimi hanno macinato tantissimi chilometri insieme ad una carrozzella da fuoristrada, concepita per permettere a chi ha una mobilità ridotta di percorrere tratti off-road grazie all'aiuto di almeno tre accompagnatori. Siamo partiti nel 2021 a giugno, fine giugno, e da Saint-Jean-de-Port, che si trova in Francia al confine con la Spagna, fino ad arrivare a Finisterre, che si trova al confine praticamente con l'Oceano Atlantico. È stato un viaggio molto difficoltoso, sia a livello fisico che psicologico, per la sua durata, all'incirca di 50 giorni, e sia per le difficoltà che abbiamo incontrato durante il cammino. Ad esempio, salite molto dure, il tempo che era molto caldo, eravamo anche stanchi, e perché tutti i giorni svegliarsi non è facile. Però grazie alla nostra unione, alla nostra tenacia, siamo riusciti in questa impresa. Mentre il secondo cammino che abbiamo svolto è stato il Cammino degli Dei. Siamo partiti dal centro di Bologna fino ad arrivare a Firenze. Tutto questo in 6 giorni. E è stato un cammino anche questo molto tosto, perché i sentieri erano molto impervi. Salite e sentieri molto difficoltosi anche solamente a piedi, quindi immaginate con la Jolette, però nonostante questo non ci siamo mai arresi e abbiamo finito anche questo. Le storie degli Alfieri della Repubblica rappresentano la vita quotidiana dei giovani attraverso gesti di amicizia e inclusione affinché le diversità non diventino mai barriere. I ragazzi dal cuore d'oro, protagonisti di questa grande storia, erano emozionatissimi ed orgogliosi di ricevere il prestigioso riconoscimento direttamente dal presidente Sergio Mattarella. Sì, la premiazione da parte del presidente della Repubblica è stata sicuramente una cosa inaspettata. È stato anche molto emozionante perché, come detto, non ce l'aspettavamo minimamente. Siamo quindi contenti e soddisfatti anche di questo.